Che dire, stavo pensando che cercare di fare del bene a volte è difficile, ma può portare soddisfazioni davvero uniche. Perché ricordiamoci che non lo si fa solo per andare in un fantomatico paradiso dopo la morte, ma perché lo si vuole davvero, per cercare di aiutare senza chiedere nulla in cambio. Alcune persone nel mondo, grazie ai loro gesti, hanno sorpreso tutti, facendo riflettere su cosa davvero conti nella vita. Prima di tutto, ciao a tutti dal vostro Top Tenner di quartiere, in una nuova storia che spero vi piacerà. Se siete seduti o sdraiati o, che ne so, seduraiati, vediamo di cominciare con una bella cioccolata calda in mano. E se non vi piace il cioccolato, beh, un bel infuso aromatico. Partiamo! L'altro giorno, mentre guardavo dei video sui gattini su YouTube, mi è venuta in mente una cosa. Che quando andavo a scuola a volte avevo insegnanti che sembravano non amare il loro lavoro, o comunque dessero importanza solo agli studenti già capaci, lasciando indietro quelli meno preparati. Chissà, forse per via dello stress o altro non riuscivano a dare attenzione a tutti, e quindi ho sempre pensato che non potesse esistere l'insegnante perfetto. Finché non ho letto la storia di Brent Walker, un maestro di quinta elementare, che non solo si occupa tutt'oggi in modo premuroso di ogni singolo studente che ha nella sua classe, ma li vuole bene con tutto il cuore. Vive in Florida e insegna a Tampa Bay. È un paese molto ricco e bello, ma sfortunatamente come ogni altro posto nel mondo ha i suoi lati oscuri. La scuola dove insegna lui non è proprio perfetta, ma tutti cercano di fare del loro meglio. Le attrezzature che devono usare gli insegnanti per fare il loro lavoro, a quanto pare, vengono comprate dagli insegnanti stessi, per una carenza di budget. E molti sono gli studenti con problemi economici. Eppure è una bellissima scuola per quegli studenti. Dicono di riuscire a trovare sempre la motivazione per andare avanti e impegnarsi nonostante i problemi. Alcuni di loro non riescono a comprarsi uno zaino diverso ogni anno. Per questo il nostro Brent Walker ogni giorno cerca di aiutare il più possibile. Se a qualcuno manca una biro gliela compra, se manca un astuccio il giorno dopo glielo porta in classe. Insomma, davvero gentile. Ma l'ultimo gesto che aveva fatto nel 2018 a Pasqua aveva sorpreso tutti quanti. Era andato al suo Walmart locale come ogni giorno per fare una piccola spesa. Quando guardando dei cesti regalo, stavo pensando che tanti studenti nella classe non hanno mai ricevuto niente per le feste. Infatti gli raccontavano spesso le storie della loro vita, visto che era molto in confidenza con loro. E in questo modo è riuscito a scoprire che molti non ricevono quasi mai regali per le feste, a causa di problemi economici in famiglia. Gli venne quindi un'idea, di comprarne uno a testa per tutti i suoi 20 studenti circa. Ma non aveva nemmeno lui tutto quel denaro e non sapeva come trovarlo in tempo, prima che finisse Pasqua. Eravamo proprio in quel periodo e non poteva esserci il momento migliore per fare un regalino. Chiese quindi aiuto al popolo di Facebook. Se almeno 20 persone avessero donato 10 euro a testa sarebbe stato perfetto. Ma le cose non andarono come previsto. Avete mai pensato a cosa potrebbe esserci nel Netflix del Giappone o in quello degli Stati Uniti? Beh, io a volte sì, e in effetti ho scoperto che negli Stati Uniti hanno molte, ma molte più cose di noi. Circa il 40% in più. Film o telefilm unici che non vedremo mai. A meno che non usiamo un VPN, proprio come CyberGhost. Però questa è differente dalle altre. Ho deciso di accettare la loro proposta di sponsor perché a mio parere è la più completa. Siete completamente protetti quando navigate in internet. Potete guardare ogni genere di film o telefilm in ogni genere di lingua, di ogni genere di paese. Utilizzando magari i sottotitoli su moltissime piattaforme diverse, quindi non solo Netflix. Ed eccone alcune. L'applicazione di CyberGhost è disponibile per Windows, Mac, iOS, Android, Amazon Fire Stick, Linux e altri ancora. E con un solo account potrete proteggere 7 dispositivi diversi. Se volete provare almeno una volta l'ebbrezza di essere i primi a vedere un film che in Italia magari uscirà l'anno prossimo, iscrivetevi utilizzando il codice che vi lascio in descrizione. Così da pagare solo 2 euro al mese. Il miglior prezzo finora sul mercato. E nel caso non siate contenti, entro 45 giorni potrete chiedere la restituzione del vostro denaro. E ovviamente l'assistenza clienti è disponibile per ogni problema di configurazione, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e in 4 lingue diverse. Non andarono come previsto, non perché nessuno donò, ma perché lo fecero in tanti, forse troppi. Arrivò alla stratosferica cifra di 1200 dollari o più. Ma non era avido, non gliene importava di quei soldi. Aveva solo una cosa in mente, cioè rendere felici quei bambini. Chiese così aiuto agli altri insegnanti della quinta elementare. Insieme decisero di donare a 3 classi da 20 studenti ognuna dei cesti. Ognuno di loro prima delle vacanze di Pasqua avrebbe ricevuto una bellissima cosa, un dono che non si aspettavano per niente. Brent ad un'intervista disse: «Penso tutto questo li incoraggerà, anzi spero.
così potranno dare il massimo, sapendo che ci sono persone da tutto il mondo che li sostengono. E voglio che sappiano quanto anche io ce la metterò tutta per potergli dare un insegnamento adeguato. E dire che non le ho mai sentite, sfortunatamente, da un mio insegnante queste parole. Comunque sia, il giorno dei regali era arrivato e tutto era stato ripreso. Erano davvero, ma davvero felici. Alcuni si sono messi a piangere, altri a ballare e ridere. Non soltanto perché ognuno di loro aveva sul loro banco una cesta regalo, ma perché il loro amatissimo insegnante conosceva i loro gusti, quindi ha scelto tutto a tema. Davvero incredibile. Beh, che dire, davvero troppe volte gli studenti sono sotto pressione, pieni di compiti e sgridati ogni giorno. Quindi è carino a volte fare qualcosa di diverso. In fondo sono giovani, e nonostante la scuola, i compiti e gli esami siano molto importanti per il futuro, non bisogna esagerare. Gli insegnanti dovrebbero far sapere ai loro alunni che li sostengono e sono dalla loro parte. Questo è ciò che tutt'oggi Brent pensa dell'insegnamento. Voi che dite? Siete d'accordo? Fatemelo sapere nei commenti e noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.